ora la signorina sarà, o signora che dir si voglia, sarà accontentata. Eccomi qua. Oh, come sei gentile, amore. Grazie. Però adesso mi hai rotto un po', eh? Allora io preferisco stare qua, per adesso mi metto qua, grazie. Ma, scusa, dovevi venire prima, adesso è troppo tardi. Ma no. Hai detto prima che io dovevo venire qui o no? Ecco, ti sto dicendo, l'ho detto prima. Ma ormai non mi interessa più. Questa è anarchia. Questa è precisione, questa è presa in giro. Tu mi stai prendendo in giro. Io non prendo in giro nessuno. Io sto dicendo che quando te l'ho chiesto non sei voluto venire. E allora a questo punto, non ho più voglia di star lì io vicino a te. Questi quadri di vita quotidiana, dovrebbero dare al pubblico la sensazione di una coppia che vive da 40 anni, 45 anni assieme e che è felice, è gioiosa. Invece qui diamo la sensazione... Cos'è? Scusa, non ho capito bene le ultime parole. Ma tu stai fumando. Io non fumo, in casa non si può fumare, dovresti andare fuori. C'è una finestra spalancata, guarda, prego l'operatore, il regista, di inquadrare una finestra enorme, spalancata, quindi non disturbo nessuno. Come va bene? Disturbi me. Ma dove? Perché sei fuori praticamente. Perché io sono impregnato del tuo fumo. Tu fumi 60 sigarette al giorno. 60 sigarette al giorno hanno una funzione deleteria. Io non fumo 60 sigarette al giorno, sei impazzito. Beh, 30. Ma è 30? 30 sigarette, hanno una funzione deleteria. Non si deve fumare, assolutamente. Questo non è un incentivo a fumare. Non si dovrebbe fumare. Fa male alla salute, patati patata. Mia nipote mi prende e mi nasconde regolarmente le sigarette. E va bene. Però, quando uno è nervoso cosa fa? Cosa fa se uno è nervoso? Prendi in mano della carta, te la strappi e la avvolgi. Tu per esempio, non dico la carta. Ascoltami bene, tu cosa fai per esempio quando sei di là al computer, che noi siamo qui a guardarci tranquillamente, dico noi perché c'è mio fratello anche con noi, cosa che guardi, siamo qui tranquilli a guardarci la televisione, sentiamo degli urli con un po' di improperi naturalmente, perché il computer non funziona. Ma certo, è una macchina. Io sento, mi alzo, pazienza, un attimo, cara mia, guarda, innanzitutto il computer ci vuole pazienza. E siccome io le macchine le odio, a un certo punto il computer lo sa, il computer ogni volta che mi vede cerca di farmi dei dispetti. E io mi arrabbio perché non posso sentirmi dominare da una macchina. La macchina è la macchina, è come una macchina da presa. Se a un certo punto io dimostro la mia avversità nei confronti della macchina da presa, la macchina da presa spegne, chiude, va a nero. Hai capito? È successo altre volte, Capito. Io urlo, perché l'urlo è liberatorio della liberazione, è liberatorio, brava, hai detto la parola giusta, è liberatorio. Certo. Sì. Ma io ti faccio una domanda, ma scusa, allora tu vai in giro ancora, non lo so, con la 500, oppure della 500 di una volta, oppure vai in giro, non lo so, col carretto, col cavallo, con l'asino, hai mai sentito parlare di progresso? No? Che vuol dire? Quanti cavalli ha la macchina? Ha qualcosa di animalesco la macchina, ecco perché a un certo punto abbiamo questa funzione, ecco perché a un certo punto non sono avverso. Comunque, anche con un cavallo sì. Ci vuole la pazienza, tu non hai pazienza. Io con gli animali sono pazientissimo, io che sono andato a cavallo e che vado tuttora a cavallo e che amo andare a cavallo, ti posso dire che sinceramente, guarda, io sono molto paziente. Non ho mai piantato gli speroni sui fianchi al cavallo. Ho sempre detto oh, e il cavallo se n'è andato. Caro mio.
E ti sto qui a raccontare la barzelletta del mulo che vide per caso. No, raccontala pure se vuoi. Perché tutti si racconta quella barzelletta lì. Io l'ho sentita 3.000 volte, ma magari qualcuno non la sa. Va bene, ecco, questo qui è già negativo, l'ho sentita 3.000 volte, cosa vuol dire? No, dico per dire che non farlo per me, insomma, ecco, se la vuoi raccontare, racconta. È la barzelletta che ti dà da mangiare a un certo momento. Quella barzelletta che ti dà da mangiare, vista, letta nel libro o detta al pubblico, è una barzelletta. E tu la dici. Ma insomma, senti, tagliamo corto, la dici o non la dici? Sei ripetitivo, no? Non la dico. Meno male, allora ce la risparmia. Benissimo, benissimo. Va bene. Benissimo. Poi, seconda cosa. Io ti ho pregato 1.000 volte, quando arrivano queste cose qui estemporanee, che non ce l'aspettavamo nemmeno, ecco, per generare di tenere spenta la televisione. La dimostrazione è quella, la televisione è accesa. Ma perché fa colore, non so, viene compagnia. Hai bisogno della televisione per avere la compagnia. Ma io ho i miei libri, io basta che guardi i libri e la compagnia è lì, ci sono migliaia di personaggi nei libri, migliaia di racconti nei libri, è lì che ti dà la Posso farti una domanda? Sì. Ma quando li leggi? Non ha importanza, importanza, basta leggere i titoli, basta guardare. Allora anch'io, guarda, io non la guardo la televisione. Ma sì, perché stai lì a fare i giochini al telefono. Io faccio tutto quello che... Fai le parole crociate. Allora io non la guardo la televisione, però fa colore. Ma che vita è quella lì? Tiene compagnia, no? Non voglio guardare dei libri, il dorso dei libri. Questo è molto interessante. Ma naturalmente nel momento è cultura. Nel momento in cui c'è, perché è una cultura visiva, nel momento che tu vuoi leggere, lo prendi, lo tiri fuori e te lo leggi. Magari non serve leggerlo tutto un libro, serve leggere una parte, capire cosa dice l'autore. Io ne sto leggendo 4 contemporaneamente e vado avanti pagina per pagina, li leggo dappertutto, in metro, sulle scale, certe volte quando sono lì nel mio studio mi metto a leggere piuttosto che a scrivere. Capita. Che bello. Sei colpita, Sono affatto colpita. Lo so io, cara mia, come si fa a leggere un libro, anzi 4 libri contemporaneamente e non finirne neanche uno, tanto vale leggerne ma poi alla fine li finisci tutti e 4 assieme e hai dentro la cultura di questi libri qua. Se il mondo, tutti avessero letto di più o leggessero di più, ti garantisco che andremmo molto adesso meglio. Ti sorprenderò. Sì, dimmi. Sono d'accordo con te, perché leggere è giusto, perché ti arricchisce, perché ti fa sognare, perché ti dà la possibilità di vedere il mondo anche sotto altri aspetti, perché ognuno di noi se lo crea un po' a modo suo, ma non è sempre così, ci sono delle varie sfaccettature. Ti posso dare ragione. Sì. Domani hanno previsto acqua, ecco per quale motivo mi sono spinta a piovere. Senti, a leggere. Senti, io questo cuscino lo faccio partire e lo metto qua. Va poi bene, questo qui lo prendo e mi siedo qua. Non ti avvicinare. No, mi avvicino. Vuoi avvicinarti tu per favore un attimo? Sì. Avvicinati qua, ti prego. Sei proprio in sì. Ti prego. Poco, però. No. Non di più. Un po' di più. Allora scomodati tu. No, è a metà. Io mi metto qua e tu ti metti qua, dai. Senti, quanto tempo è che non fai sesso con me? Oh, madonna, signor. Io lo farei anche, ma... Ma? C'è qualche ma? Non so, vedi tu, quanti ne hai, scusa? Ma io ne ho pochissimo. Un po'. 50? Sì. Per, quasi per gamba. Non ho capito, ma vedi, tra marito e moglie ci vuole anche un momentino di passione, un momentino di tenerezza, non sempre diatribe. Sono d'accordo, ciao, arrivederci, ci vediamo la prossima volta. Io esco con un altro e tu vai con un altro. Okay, ciao. Ciao.